Prima di continuare questa riunione, voglio chiedere alla persona che è di troppo in questa stanza di andarsene. Mi dispiace, Delfino, ma ti cacciano per eccesso di enfasi. Coraggio, via. Mi riferisco a quel signore. Ma sei impazzito? Dopo approfondite ricerche ho scoperto che questo signore è un impostore. Che non è mai stato e non è un generale dell'esercito. Ha visto mio signore, lo dicevo io. È la verità, Lorenzo. Togliti quella maschera, perché tu non sei mai stato un militare. Sei un bugiardo, ecco cosa sei. Mi scusi, posso spiegare? No, non devi spiegare nulla, hai un motivo preciso per accusarlo o lo stai facendo solo perché ti va? Sai cosa voglio sapere? Voglio sapere chi sei, che cosa vuoi. Massimo, smettila di offenderlo. Flor, per favore, quando ti renderai conto che ci ha preso in giro tutti, allora vuoi dire la verità? Anche la paralisi è una menzogna? Adesso basta, finiamola. Come puoi dire che la paralisi è una menzogna? Lui è un generale e basta. Il conte ha ragione. Il conte non sta mentendo. Come? Tra di noi l'unica persona che mente sono io. Non sono mai stato un militare. Ah, Franco, perché ci sta succedendo questo? Un momento, Olivia, calma. Cerchiamo di stare più calmi, prendiamoci qualcosa da bere, così... Ti farò cadere tutti i capelli! Brutta calabria! No, io non ho calabria nessuno, Frau Malamala! La foto con Bobby è stato accidente fatale! L'accidente fatale ti verrà quando ti avrò spedito al creatore! Ho bisogno di parlare con Nicola! No, fermati Valentina, fermati! Farò i conti anche con voi, quando avrò finito con te, brutta prepotente! No, ferma! Li uccido! No, non provare a toccare i bambini neanche con un dito. Per favore, picciaccini, alzate subitamente di sopra. E poi tu hai venita con me perché non è spettacolo piacevole. Oh, santo cielo, il mio nasino, il mio povero nasino. Come sarà ridotto? Boniglia, vieni a vedere cosa mi è successo. Come ti sembra il mio nasino? Allucinante! Eh sì, sono quel Robin Hood di cui parla il padre di Tiago. Mi dedico anima e corpo alla mia fondazione di orfanelli. Ma mi ascolta con... Sì, ti sto ascoltando. Farei qualsiasi cosa per loro. Qualsiasi cosa per loro. E la tua paralisi fa parte di questa pagliacciata per quei 500 orfanelli che proteggi? Ah, sì, sicuramente. Sono 370. Lei può anche chiamare la paralisi una pagliacciata, ma non sa quello che ho sofferto. Per lei è una pagliacciata. Hai visto? Ti rendi conto che questo tipo ci ha sempre mentito? È un bugiardo di professione, un delinquente, un truffatore. Confessa, volevi truffarmi, derubarmi? Cosa volevi fare? Massimo! Sì, Flora ha ragione. Ragazzi, per favore, non litighiamo. Deve regnare la pace e l'armonia. Lorenzo, perché non parliamo con la sorella? Lei è sicuramente molto più vicina a Dio di tutti noi. Posso solo dirvi che Dio ha predicato il perdono. Per favore, perdonatevi. La sua opera di bene è un passaporto per il cielo, signore. Grazie, sorella. Bene, e Delfina, perché non accompagni la sorella all'uscita? La chiameremo uno di questi giorni per la donazione. Sì, un giorno o l'altro. Uno di questi giorni la chiamiamo, sì. Flor, hai capito o no che Lorenzo ti ha mentito e ha mentito a tutti? Sì, ci ha mentito ed è orribile, mi sento ingannata, però in fondo l'ho fatto per una buona causa. Ma no, che buona causa? Quando ti renderai conto che anche la storia di Robin Hood è un'invenzione? Perché quando si è sentito scoperto per salvarsi, ha inventato tutta questa favola. No. Ho confessato tutto a Florenzia. Ascolta, mi piacerebbe molto difenderti, ma scusate, questa è una bugia. Scusate se ti interrompo, è arrivata questa lettera urgente per la signorina Florenzia. La mia confessione è in quella lettera. Resto o me ne vado? Che faccio? È incredibile, no? Come strano tutto questo? Io stavo per dire la verità e la verità è venuta a cercarmi.
avuto pochi maestri in vita mia e in un viaggio in Cina ho conosciuto un maestro Zhang Quan. Perché non la smetti di recitare? Impostore, non sei in televisione. Vediamo cosa dici. No, lascia qui, leva i tuoi artigli. Dalla lettera, Flor, è molto che vorrei confessarti qualcosa, ma non ne ho il coraggio. Non sono un militare. L'uniforme che indosso è una menzogna. Un vile inganno che tu non meriti. Ora voglio provare a dirti la verità. Non mi convince. Ascolta, questa lettera può averla scritta un suo complice, per esempio. I delinquenti fingono e hanno sempre qualcuno che li aiuta. No. Io non mi fido di lui. No! No che! No che! Posso nascondere la pura verità, signore. Ho visto quando il generale, dico Lorenzo, stava scrivendo di suo pugno la lettera. Devo riuscire a perdonarti. Ti perdono. Flor, che nobiltà d'animo. Che nobiltà. Quando siete ancora piccoli piccioncini dovete sempre bere latte, capito? Oppure potete prendere una bella tazza di cioccolato caldo. Troppo caldo, tesoro? Greta, che, ma che dici, Greta? Troppo caldo il latte? Ah, sì, no, non è caldo. Va bene così, è caldo. Nicholas, mi devi un'explication? Perché fuggi da me? Mi hai stancato. Sei insopportabile, sei peggio dell'attaccatutto. My love, che cos'hai? Non sono il tuo amore. Non mi piaci, non mi sei mai piaciuta e non potrai mai piacermi. Ma dai, perché la tratti così? Nicholas, dove essere finito contegno di cavalleria prussiana, no. Eh? Va bene, ok. Ho capito benissimo. Oh, stavo esplodendo, davvero. Che dovevo fare? Bene, bravo, bravissimo. Sei un animale, cosa le vai a dire? È finita. Pronto? È finita cosa? Famiglia Fritzenwalden, cosa desidera? Nein, conte della Hoyo, in questo momento non essere in magione. Da parte di chi? Ja, capito, auf Wiedersehen. Chi era? Ancora un'altra donna per conte. Non ha detto nome per fare sorpresa. Di sicuro sarà altra gatta da pelare. Lasciatemi! Certo che ti lasciamo, ma al commissariato. Oh, per fortuna l'avete preso. Ma tu sei un bambino. Insomma, non così bambino. Anche io ho i miei anni. Sì, da vivere però. Si può sapere cosa ci facevi nel retro del mio furgone? Stavi rubando, no? Per no, questo no, sei non scappato. Stavo rubando. Sapete una cosa? Sono stanco di scappare, quindi fate come volete. Fatemi arrestare, io non scappo più, ok? Quest'uomo è un bugiardo, è un ladro professionista. Smettila di lanciare accuse a Lorenzo, Massimo. Sai cosa ti dico, Flora? Questo tipo ti ha completamente plagiata. Non capisci che è un maestro nell'arte dell'inganno, no, e della truffa? No. Ma sì, è così. Basta. Devo forse capire che il problema sono io. Io sono il problema. Bene, me ne vado. Rinuncio. Sei proprio sicura? Sì, andate pure. Scusate il disturbo. Grazie per tutto. È stato solo un equivoco. Va bene, ciao. Grazie. Ciao. Ora che siamo soli, mi dici la verità. Che ci facevi sul mio furgone? Beh, in realtà è una storia lunga, però... Per favore, devi credermi, io non volevo rubare, ti prego, credimi. Sì, certo che ti credo, stai tranquillo, non hai per niente la faccia del ladro. Ma che sia l'ultima volta che sali così sulle auto degli altri, mi hai sentito? Ti potresti mettere nei guai. Più guai di quelli che mi dà l'amore. È difficile. Guai d'amore, una fuga. Forse un padre geloso? No, fratello selvaggio. Ma tu che ne sai? Sei una strega. Scusa, volevo solo sapere se eri chiaroveggente o qualcosa del genere. No, niente di tutto questo. Sono insegnante di educazione fisica. Lavoro in un liceo qui vicino. Ah. Allora, ti senti meglio? Sì, grazie. Bene, senti. Ti do un biglietto da visita del liceo. Vieni a trovarmi, lo dico per esperienza. L'esercizio fisico è il miglior antidoto per il male d'amore. Sì, le endorfine e tutto il resto. Un'altra cosa, quanti anni hai? Molti più di te, molti più di te. Ciao, bello. Ciao. Forza, Valentina, cerca di calmarti. Come posso calmarmi se mi ha chiamata attaccatutto? Oh. L'hai sentita sì. Anche tu? Ora vai e le chiedi scusa, hai capito? Ma io mi voglio liberare no, di lei! No, una cosa è liberarti di lei, un'altra è dire quello che hai detto. Non fare l'animale, chiedile scusa.
Valentina, possiamo parlare? Cosa vuoi? Spezzarmi il cuore un'altra volta? No, no. Come si dice quando... Scusami per quello che ti ho detto prima, ma in realtà... Io so cosa succede. Il fatto è che dobbiamo imparare a prenderci un po' di tempo, una distanza, a sentire la nostra mancanza, capisci? Di che stai parlando? Del nostro rapporto, capito? Del nostro rapporto. Dobbiamo essere forti, mi capisci? Ferma. Lo so che ci costerà tanto, fermati. Io lo so, però dobbiamo iniziare da adesso, capito? Non mi supplicare, non mi supplicare, perché so che tu sarai forte, Nico, vero? Sì, my love, mi mancherai moltissimo. Goodbye. Ti mancherà molto! Non fai, Nico! Il mio nasino da aristocratica! Il mio profilo greco rovinato da quei mocciosi che se li prendo ti giuro che li uccido! Calma, calma, non è una cosa così grave, ma là e poi con il ghiaccio presto si sgonfierà! Forza, fammi vedere! Sì! Come lo vedi? Ma dimmi la verità. No, va bene, amore mio, va bene. Sì. Perché io lo sento un po' pesante, cadenzio. No, è soltanto una sensazione. Mettici ancora un po' di ghiaccio, per favore. Cosa avete da ridere, stupidi? E tu, inutile sgorbio, perché ridi? Si può sapere? Uno specchio. Uno specchio. Aspetta. Ma no. Specchio. Ah, sì, là. Specchio. C'è uno specchio. No. Non è poi così terribile, ti dirò... È un pochino gonfio qui, no, però... Però... Un chirurgo plastico d'urgenza, Bonilla! Un chirurgo! No, Lorenzo, non puoi rinunciare al posto da segretario, è molto importante, non certo puoi! Certo che può. Lorenzo, rinuncia accettata. Non voglio bugiardi accanto a me. Massimo, tu non hai cuore, è stata solo una bugia molto generosa. Non essere ingenua, vuoi renderti conto che sta mentendo, che sta solo recitando? Ne sei sicuro, Massimo? Io sono sicura che quest'uomo non ha cuore, io ti credo, Lorenzo. Anche io? Per favore, basta litigare, me ne vado. No! Se Lorenzo rinuncia, io rinuncio. No! Se loro due rinunciano, io rinuncio! Si può sapere tu a che cosa rinunceresti? Ma no, ecco, era un modo di dire. Stavo solidarizzando con Florencia e con Lorenzo. Ma quale modo di dire? Io lo dico davvero. Me ne vado, ti lascio solo come un fungo. Così capirai che nella vita non si può essere così miserabili. Flor, io ti ringrazio molto, ma non devi sacrificarti per me. Sono io che devo fare un passo indietro. Ma no! Ecco, questa mi sembra una Massimo, buona idea. Beh, so che non è il momento, però te lo voglio dire da amico. Ti sono molto grato dell'opportunità che mi hai dato, lo sai? E non lo dimenticherò mai. Grazie. Soprattutto perché a quel tempo non potevo camminare. Grazie tante. Mi vado a lavare la faccia con l'acqua perché mi sono commossa e questo mi fa stare tanto male. Adesso sei soddisfatto? Di veder piangere Delfina, no. Di quello che hai fatto a Lorenzo? Lorenzo è un bugiardo, è un truffatore, è un ladro e io ho ragione. E preparati ad essere la mia schiava. E tu a servirmi come una regina perché ti obbligherò a limarmi le unghie dei piedi. Ti ho dimostrato che Delfina è disonesta, l'hai sentito oggi stesso con le tue orecchie. Delfina si è pentita e si sta comportando bene. Anche Lorenzo si è pentito. Lorenzo, mi hai stancato con Lorenzo. E voi mi dite cosa state guardando? Volete rinunciare? Avete voglia di rinunciare? Mettete qui la rinuncia e finiamola. Io solamente da morto, mio signore. Sono nata per essere sua schiava, signore. Pronto? Mamma, mammina, come stai? Dolcissima, ti stavo ma pensando. Ma cosa... Per favore, ci mancava solo questa. Che cosa avete da guardare voi due? Mammina! Ma no, dottore. È perché lei non può vederlo. È davvero terribile. Ma quale ghiaccio è ghiaccio? Qui ci vorrebbe un lavoro di scalpello e martello. Sì, dottore. E visto che c'è, potrebbe darmi una rinfrescatina di botulino come tutti gli anni? Che ne dice? Oh, dottore, un flacone di botulino non si nega mai a nessuno. Vengo subito. Ma che mi importa che non è di turno? Vengo da lei immediatamente. Ciao! Scusi.
Scusa, cosa fai, Olivia? Ho cambiato musica perché non mi piace e faccio quello che voglio. Ma la sto ascoltando io e a me questa musica piace, quindi la lasciamo. Se ti piace tanto, prendila, registrala e ascoltala in camera tua, va bene? Ma cosa... No, la sto ascoltando qui. Perché sei così egoista? No, bisogna fare egoista, come vuoi, caro. Tu. No, sì, non sì, soprattutto che sei la gente egoista. Capricciosa come te, che in fondo riesce anche a condividere le cose con tutti gli altri. Olivia, faccio quello che voglio, sei uno stupido. A chi hai detto stupido? Basta, Franco, non si può discutere per niente. Non ha senso continuare a litigare. Non ho iniziato io. No, sai una cosa, hai ragione, ho iniziato io e non voglio continuare, quindi vado a dormire al lago del sole. No, aspetta, sì, ferma, sì, Olivia, sì. Non c'è bisogno, no. Voglio stare da sola e rilassarmi per pensare. Olivia, aspetta un secondo. Martin, e quel costume? L'ha rubato. Lorenzo, cosa ci fai qui? Scusa se sono venuta senza avvisarti, ma ero preoccupata per te. Perché non mi fai entrare e parliamo un po'? No, ferma. No, non mi sento bene. Che ti senti? No, è che sento che il destino ha voluto che la mia vita fosse segnata dall'umiliazione. Non riesco a guardarti negli occhi, Flor, non riesco a guardarti. Va bene, però non afflosciarti come un fiore appassito. Pensa a... Aspetta, vediamo. A una vincita alla lotteria. Devo confessarti una cosa, prima non mi interessava nulla. E quando sei apparsa tu, io ho cominciato a credere che le cose potessero cambiare, che io potessi cambiare, che il tuo sorriso mi avrebbe potuto cambiare, che il tuo cuore mi avrebbe cambiato. Per questo voglio dirti la verità. Quando ho smesso di camminare, non è stato per un gesto eroico o per qualcosa di importante. Un giorno ho comprato dei fiori, ho comprato della cioccolata e sono andato a casa sua per farle una sorpresa. Lei era bella quasi quanto te. Ho aperto la porta. Pensavo che stesse dormendo, ma entrando l'ho visto. Ho visto lui. Chi? Il mio migliore amico. Non ci posso credere, ma è sconvolgente, che tristezza. Il mio migliore amico stava con lei e quell'immagine mi è rimasta impressa nella mente. Me lo immagino. L'impatto fu talmente grande che non riuscii a rialzarmi. Caddi nell'abisso più profondo e non sapevo che fare. Poverino. Ora vattene. Lasciami solo. Non vuoi parlare, no, davvero? No, io ti capisco, è orribile quello che ti è accaduto. Non mi sento bene, ogni volta che me lo ricordo mi sento peggio e... Lasciami da solo, mi passerà. Te lo chiedo per piacere. Grazie. Di niente. Oh, poverino, che sfortuna. Ehi, Martin, vieni, siediti. Forza, mangiati un cioccolatino e raccontaci. Alla fine che è successo col fratello di Marina? Niente di niente. Sono scappato come un topo, io sono un topo. Ciao, ragazzi. Flor? Ciao. Non so dov'è. Ah, che buoni, per me. E mia madre? È uscita, e sai una cosa? No, è uscita. È uscita. Ah, bene, è uscita. Grazie. Grazie per avermi lasciata sola. Molte grazie, sei un egoista. Stai molto attenta a come parli a mio fratello, capito? Ascolta, tuo fratello dovrebbe farti vergognare, sai? Tu non l'hai visto quando è fuggito via e mi ha lasciato con mio fratello che mi voleva picchiare. Mi sono presa la sfuriata tutta da sola, capito? Alla fine Felipe ha ragione. Sei un vigliacco. Non hai niente da dirmi. Non hai niente da dirmi? Va bene, ho capito, non dirmi nulla. Però prima di chiamarmi ancora, diventa un uomo, capito? Sai una cosa? Non chiamarmi mai più perché non voglio vederti. Sei un vigliacco. E mi hai davvero deluso. E molto. Ma certo, Malala. Prenditi tutto il tempo necessario. Lui è un chirurgo di primo livello. Sarai molto più bella di prima. Manchi anche tu, Pinciringucci. Piccoli mocciosi criminali. Visto cosa avete fatto alla mia regina e al suo nasino? E adesso volete coinvolgermi con la servitù, con Greta? Che senso ha tutto questo? Stai calmo, caro Boniglia. Non dicevi di essere interessato ai soldi? E cosa c'entra? Lui non lo sa. Non lo sai che Greta è l'unica erede dell'imperatore tedesco dei computer? Ma non mi dici. Sì, un vecchietto molto malato, simpatico, eh? Da un momento all'altro se ne andrà nel cielo dei milionari e Greta avrà tutta l'eredità. Ernesto, scusatemi, questo è vostro. No. Chi è? Sono io, Flor. Aprimi.
Chi ti ha aperto? Un vicino. Ho una sorpresa per te. Dai, Lorenzo, apri. Flor, ti ho detto che non sto bene e non voglio visite, Flor. Dai che ti piacerà. Apri. Sì, ma non ricordo dove ho messo la chiave. Aprimi. Ora ti apro. Ecco, l'ho trovata. Cos'è questo? Una lavatrice, che può essere? Un pappagallo, un'ara. Prendi, un regalo. Perché un'ara? Perché sì, perché l'ara è una specie parlante. E siccome mi sei sembrato così solo, mi sono detta bene, gli porto un'ara. Ciao. Non è carina? Tu sei carina, tu sei una luce così pura che illumini i miei giorni più oscuri. Oh, andiamo, non pensare ai dolori, cerca di pensare ad altro, a qualcosa di bello. Sì, devo pensare ai miei orfanelli, a Lara e a te che sei la gioia della mia vita, ecco la verità. Grazie. No, di niente. Comunque non riesco a non pensare ai miei orfanelli che stasera non hanno neanche un pezzo di pane da mangiare. E chi te l'ha detto? Non sono venuta solo per darti Lara, ma anche per farti una proposta. Posso entrare? No, sto dormendo. Dicono che la paura non sia stupida. No, la paura no, sono io lo stupido. Vieni qui, dai. Massimo, a me piaceva Marina e non dovrebbe importarmi se ha un fratello completamente pazzo, giusto? E anche se mi avessi riempito di legnate, sarei dovuto restare con lei e non fuggire. Il soldato che fugge è utile in un'altra guerra. A dire il vero, questo insediamento mi ha salvato in più di un'occasione, sì. Come? Anche tu a volte sei scappato? A volte, molte volte. Sì, però tu, tua madre lo sapeva? La verità è che non so cosa penserebbe mia madre se fosse qui. Ma è anche possibile che se fosse qui non mi sarei comportato da vigliacco. Ma no, che dici, Martin? Tu non sei un vigliacco. Stai solo imparando la difficile arte di amare senza morire nell'intento. Cosa molto difficile. Sì, ma io la amo. Sì? E adesso lei mi odia. Insomma, tempo al tempo. E come si dice, chiodo scaccia chiodo. Come? Scusa, non conosci altre ragazze? Massimo, ho queste cose da donare a un istituto. Mi potresti aiutare a sceglierle? Prego. Aspetta. Sicura che vada tutto bene? No, che non ci siano per favore, problemi? Lorenzo, mi hai visto mai fare qualche sbaglio? Non rispondere se ti dico che è Pasqua. Scarta le uova. Lorenzo, perché quel pappagallo? Che ci fa lui qui? Sei venuto a cercare qualcosa? No, un momento, il signore sta insieme a me. Questo signore non ha niente a che fare con questa casa. Sono stato abbastanza chiaro quando ho detto che non lavorerà più per me. Esattamente, ora non lavora più per te. Il signore Lorenzo lavora per la sottoscritta, ossia Lorenzo adesso lavora per me. Lorenzo, un tuo impiegato. Che hai da ridere? Sono educata e non ti dico che hai una faccia da burattino, da uccello del malagurio spennacchiato. Ma non capisci che è ridicolo? Vediamo cosa può fare quell'uomo per te. Moltissime cose, consulenza consultiva consigliante e aiutarmi con i bambini, con l'azienda, con i soldi, l'eredità, le poltrone, la cucina, i tappeti, con tutto quello che c'è in questa casa. Mi sembra che sia troppo per una persona sola. No, lasciala continuare, sei talmente emozionata che tra poco cadrà a terra. Allora di un po', cosa ti serve un consulente consultivo consigliante e soprattutto come lo pagherai? Con i soldi, che cosa ti importa? Come pago o smetto di pagare Lorenzo? Lui sa che avrò tantissimo denaro e lo donerò a lui. Lo userò per i miei bambini. Andiamo, Lorenzo, abbiamo tante cose da fare. Un momento. Fermati, perché ho capito dove vuoi arrivare e non voglio ascoltarti. No, è che stai calma. Volevo dirti che è una cosa bella da parte tua, che sei molto generosa, che mi piace l'atteggiamento che hai con lui. Anche io voglio fare qualcosa di carino per te, generale. Qui non vedo alcun generale. Scusami, è l'abitudine, bene, è sempre stato generale. Molto. Lorenzo, vorrei darti questo. È il mio umile contributo e so che nelle tue mani sarà al sicuro. No, sono non posso, delle gioie, non posso accettare, ma davvero, bastano alcuni. Posso. Prendili, che la cassa è vuota. Bene, i bambini ti saranno eternamente riconoscenti, Delfina cara. Lo so, grazie.
nuovi gioielli da scoprire ed indossare. Se trovi la pergamena, vinci autentiche pietre preziose. I gioielli del cuore, un sogno ad occhi aperti. Preziosi Collection. Power Bugs, i super insetti. Formiche e scarabei contro ragni e scarafaggi. Power Bugs, caricati per lo scontro. Oggi Formicatoro contro Sargi Scarabeo Rinoceronte. Sfide di velocità e di abilità. Yeah! Power Bugs, i super insetti. Preziosi Collection. Inventa il tuo look, fai come me. Con nuovo lip gloss di Jewel Pet. Tanti facciali, colori, modelli. Illuci da labbra, come son belli. Bracciare lip gloss insieme per te. E c'è anche un piccolo Jewel Pet. Jewel Pet, la collezione trendy. Mini la la Ruzzi, mini la la Ruzzi, mini la la Ruzzi, mini la la Ruzzi, mini la la Ruzzi. Giochi preziosi. Figurine Amici Cucciolotti 2012 con l'album delle meraviglie. Ci sono anche le nuove speciali figurine trasparenti che puoi attaccare sull'album o dove vuoi tu. Ogni bustina è sempre diversa. L'unica cosa che non è cambiata è il prezzo. Corri in edicola. Con le prime due bustine c'è l'album in regalo. E quest'anno partecipi all'adozione a distanza di 3500 trovatelli accuditi nei rifugi della protezione animali. Amici Cucciolotti, il gioco più sicuro fatto col cuore. Pizzardi Editore. Attenti ai copioni. Siamo Trismeg, i pattumeros. I pattumeros, scopri la Magic Bag. Si scioglie nell'acqua rivelando tre pattumeros. Cerca quelli che brillano nel buio. Siamo Trismeg, i pattumeros. Trismeg, i pattumeros, da Jig. Sono tantissimi. E con i lanciatori dà inizio alla sfida. Gara acrobatica a tutta velocità con le superpiste. Ogni turbosfera ha un codice segreto. Inseriscilo sul sito e sblocca i contenuti speciali. Dagger e turbosfere sono Jig. Sbagliato strada, ci siamo sbagliati. No, è questo. Che cosa succede? Stanno tirando giù tutto? No, ci comprano il negozio e il chiosco. Sì, e ci daranno molti soldi. E avete già venduto, è tutto a posto. Abbiamo firmato delle carte, ma ci hanno dato già un anticipo. Davvero? Di quanto? 50.000, molto bene. 5.000, caro, siamo due milionari. Con tutti i soldi che abbiamo adesso possiamo comprarci dei bei vestiti eleganti e andare a ballare. Però, scusate, siete sicuri di volerlo fare perché davvero? Perché avete tanta fretta di tirare tutto giù, davvero? Ma che ragionamento. Non sapete proprio nulla di affari. Il tipo che sta comprando vuole inaugurare subito, vuole iniziare a fatturare. Vuole fatturare prima di avervi pagato tutto. Calma, tu vedi nemici da ogni parte, calmati un po'. Anche io. Ciao, Nicolas. Volevo dirti che questa cosa della distanza e del tempo ci sta aiutando molto, non credi? Che tempo? Ci siamo visti da poco. Vuoi che parliamo da soli? Quello che vorrei è che mantenessimo la distanza per un tempo lunghissimo, lunghissimo. Ok, tutto quello che vuoi. Continuiamo a metterci alla prova. Vai! Franco, dobbiamo parlare. Greta. Yeah. Gretuccia. Lo sapevi che sono un amante appassionato dell'informatica? Informatica? Ha qualcosa a che fare con Frau Malamala? Malamala? No, niente a che fare. Volevo solo che sapessi che io vado pazzo per le donne mature. Molto mature. Lo vede che ha a che fare con vecchia strega? Non mi hai capito. No, a me piacciono le tedesche mature. Un po' bassine, simpatiche, con occhi profondi come il Mar Baltico. Ah, birbantello! Le posso presentare una di mie zie, che non so se ha occhi di colore di Baltico, ma è simpatica. Piccioncini, dove siete? Calma, lo chiedo, per favore. Non voglio farti litigare con Massimo, non voglio comprometterti, non voglio darti problemi, ma sono molto preoccupato per te. Beh, non ti preoccupare, non c'è problema, davvero. La cosa più importante, sai qual è? È dare un nome al pappagallo. Come ti vorresti chiamare tu? Ho già scelto il mio nome. No, io ho pensato a un nome, però... Che non nome? Non so se ti piace. Santi Jean. È un tributo al mio angelo custode. Oh, grazie. Ti piace? Lorenzo, davvero, grazie tante. Ti piace Sant'Igian come il mio papà? Sì, mi piace. Hai visto? Mi va bene, adesso vado dai bambini. D'accordo, ciao. Delfina, ti vorrei dire una cosa. È stato un bel gesto donare le tue gioie per la fondazione. Ah, ti ringrazio, Flor, mi è venuto dal profondo del cuore.
quindi ora dammi i miei gioielli. Tranquillina, tranquilla. Ferma, il terremoto è passato, abbiamo un'ottima posizione, tutto va per il meglio. Non sei contenta? Eh? Pole position. Sei contenta? Pole position? Tu sei un idiota, un idiota! Chi ha in testa? Ma chi vuoi che creda a quella storiella che hai inventato per Flor? Nessuno. E questo pappagallo gli ha sputato. Non urlare, no, un pezzo di lattuga sulla mano. Toglitelo di là. Non urlare, è molto sensibile. È un nome che ti piacerà, un nome bellissimo. Pensa. Quale? Santisha. Capito? E perché gliel'ho dato? Che idiota. Chi? Che ora me ne vado, così piangi in pace. Che andiamo, Santisha? Idiota. Con Olivia va sempre peggio, capisci? Non so che succede, ma ci stiamo facendo del male. Io l'amo con tutto me stesso e so che lei mi vuole bene, ma non so che succede, non capisco. Ma tra voi ne avete parlato? No, non ci riusciamo, no. Litighiamo come due cani rabbiosi. No, non è possibile. Beh, Bernardo, io non so che dirti, non credo di poterti aiutare. Sì che puoi aiutarmi, sono qui per questo. So quello che c'è tra voi due. Cosa? Che siete come due fratelli e non solo dei cugini. Sì, sì, siamo come due fratelli, sì. Per questo, Franco, ti prego, devi aiutarmi a riconquistare Olivia. No, è impossibile, davvero. Per favore, Franco, ti prego, voi vi capite benissimo. Io l'hai visto, mi sento a disagio, non riesco a parlare, non so che dirle, capisci? Te lo chiedo per favore. Franco, la mia felicità dipende dal tuo aiuto e anche quella di Olivia. Non lo so, Bernardo. Andiamo a mangiare qualcosa, forza! Vi invitiamo noi, abbiamo moltissimi soldi. Andiamo. No, davvero. Andiamo, altrimenti te ne pentirai. Adesso non posso, per favore. Va bene. Noi ce ne andiamo con delle ragazze e ti lasciamo qui. Va bene. Che devo fare? Ah, ho messo a letto i bambini e gli ho ordinato di fare dei bei sogni d'oro. Ti conosco, stai per parlare, vuoi dirmi una delle tue malignità? Non puoi parlare del mio nuovo impiegato, è una decisione irrevocabile. Va bene, Flor. Stavo riflettendo e sono giunto alla conclusione che forse Lorenzo è una persona normale, umana. Smettila di provocarmi, basta! Quante volte ti devo dire che Lorenzo è una persona normale, una persona umana che hai detto? Mi stai dando ragione? No, è che stavo per l'appunto dicendo anch'io che è bello che Delfina stia cambiando. Forse si sente male, non dico che sia buona per natura, però ecco, ha un atteggiamento molto generoso. I gioielli, per esempio, non l'avrei mai sperato da una come lei. E così i bambini sono a letto. I bambini sono a letto, sono cresciuti, i miei angeli della terra sono molto cresciuti, non riesco a crederci. A volte li guardo e penso che due minuti fa erano dei bebè così piccolini, così teneri. Come va? Come vi sembra? Malala, che ti è successo? No, tranquillizzatevi, carini, sedetevi. Tutto questo è iniziato grazie a quelle piccole pesti dei mocciosi di questa casa. Oh, io lo sapevo, un'altra volta i bambini. Che è successo? Che è successo? Che hanno fatto adesso i bambini? No, non mi fate ricordare, eh? Sono bella, vero? Sapevo che c'era troppa pace in questa casa, però questa volta non può finire così. Bambini! Bambini! Non sono divino. Mi stai consigliando di umiliarmi con lei? No, no, di parlarle col cuore. Parlale con il cuore e soprattutto ascoltala. Questo è importante, ascoltala. Va bene, Franco, però cosa le dico? Come glielo dico? Non so cosa dire, sul serio. Insomma, devi avere più fiducia, come non lo sai? Fatti coraggio, forza, che ti sta aspettando, vai, forza. No, Franco, non posso, mi sento troppo nervoso. Andrò lì e non saprò cosa dire, lo so, mi conosco. Come puoi non sapere cosa dire? E se vieni con me? Ma sei impazzito? Come no? È una cosa intima, dai, faremo la figura degli idioti. No, no. E se mi accompagni e mi aiuti? No, no, non mi puoi chiedere questo. Dai, no, Franco, no. Sul serio, vieni con me, ti nascondi e mi suggerisci. Forza, per favore, amico, mi devi dare una mano, ti prego, in ginocchio, sì? Più giù che potete, molto bene così. Se no domani vi farà male tutto. Molto bene. Lo stesso dal lato opposto. Forza, ragazze, che con un buono stretching vi sentirete leggere come piume. Andiamo. Continuate da sole, io vado a bere un po' d'acqua. Chi c'è lì? Sei tu? Il cagnolino che è saltato sulla mia auto.
Direi il cagnolino che ha perso il pelo, no? Perché sei venuto? A fare una lezione, però vedo che hai già finito, vero? Sì, però ora inizio quella di aerobica, se vuoi farla. Sì, perfetto, ottima idea, sì. Bene, fantastico, però attento, è una lezione molto dura. Se non stai in buono stato fisico, muori. Oh, buono stato fisico, guarda, sono tonicissimo, non mi manca nulla, tranquilla. Il mio stato fisico è ottimo, sì. Lascia, vado io! Che ti è successo, mamma? Ciao, come stai? Ciao, Lorenzo. Sono venuto a finire un lavoro che ho lasciato in sospeso. Il pappagallo sta bene nella sua nuova casa. Salve. Signora, si sente bene? Sì. Che è successo? Niente. Come niente, mammina? Sembri una maschera del carnevale di Venezia. La tua è soltanto invidia, tesoro. Non vedi come sono diventata divina grazie alla chirurgia d'urgenza che ho dovuto fare per quello che mi hanno fatto quei mocciosi? Ah, eccovi qui, molto bene. Ci hai fatto chiamare, che succede? Che succede lo vorrei sapere anch'io. Si può sapere cosa avete fatto a Malala? È vero che l'avete fatta cadere? Sì, però ho cominciato lei. Basta così, è sufficiente. Niente giustifica questa cattiveria. Va bene, su, dai, non è una cosa così terribile, Massimo. E poi Malala sembra contenta della torta di cemento che le hanno sbattuto. Vuoi logico. Stare un po' zitta? Ti proibisco di difenderli. No, Massimo, Flora ha ragione. I bambini hanno sicuramente sbagliato, però anche la mamma è infantile, non li lascia mai in pace, non si ferma un minuto, è più infantile dei due bambini. No, 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 che questi due mostri attentino alla mia vita, lo posso comprendere, ma che la mia bambina Delfina li difenda è un tradimento che il mio cuore non può sopportare. Che cosa stai aspettando? Che un aereo mi investa per provare pietà, figlia ingrata? Delfinuccia, la mia bambina! È lei che vuole! Buonasera, Ed. Sono qui per parlare d'affari. Porto con me una forte somma di denaro da investire. Che è successo? Qualcuno ha parlato di denaro da investire? E possiamo incassare subito? No, li porti via da qui. Porti via quel denaro, non lo voglio in questa casa, ma se lo lascia, lo donerò ai poveri e farò una grande donazione. Cosa? Ehi, fermo, no, non posso, non posso, dai, non posso. Andiamo, Franco, stupida. Ti prego. Tu mi devi aiutare, ok? Forza, nasconditi e suggerisci. Nasconditi e suggerisci. Chi è? Bernardo. Bernardo, che ci fai qui? Beh, ti chiedo scusa per quello che è successo. E non voglio che stiamo così, mi capisci? E io a volte mi comporto da stupido. Non so come esprimere quello che sento per te. E a volte mi comporto come uno stupido e non so come esprimere quello che sento per te. Io ti amo, Olivia. Io ti amo, Olivia. Non ti credo, Bernardo. Guardami negli occhi e capirai cosa sento per te. Guardami negli occhi e capirai cosa sento per te. Come vorrei che tutto questo fosse più facile. Come vorrei che tutto questo fosse più facile. E poter gridare a tutto il mondo che noi due ci amiamo, fino a diventare muti. E poter gridare a tutto il mondo che noi due ci amiamo, fino a diventare muti. Che non ci sia niente che possa impedirci di vivere il nostro amore come noi ci meritiamo. E che non ci sia niente che possa impedirci di vivere il nostro amore come noi ci meritiamo. C'è qualcuno? Sei venuto con qualcuno, Bernardo? Che dici? Sono da solo. Con chi dovevo venire? Sì, hai ragione. Allora che dici? Mi perdoni?
Ora non lo so. Sono venuta qui per stare sola e per pensare a cosa fare. Ne parliamo domani, ok? Va bene. Riposati. Ciao. Ciao. Com'è andata? La verità è che se non la convinco con quello che mi hai detto, non la convincerò mai. Grazie, Franco. Sei veramente grande. Non potrei mai inventare un discorso così in tutta la mia vita. Anni di esperienza sul campo. Per favore, non insistete. Non voglio avere a che fare con quel denaro. Le mie mani si rifiutano di toccarlo. Non lo voglio. Insomma, a me sembra che Delfina abbia ragione. Non lo so. È che c'è gente che ha più bisogno di noi ed è giusto pensare a loro. Un momento, siete diventate pazze. Santijan, la colpa è tua. Hanno gli stessi geni del padre. No, che? Scusate, abbiamo scusate, gli stessi geni del padre. Si parlava dei geni, certo. No, come consigliere personale di Flor, vorrei raccomandarti di non liberarti così facilmente di questo denaro. Pensa che... Sì, ma perché? Pensavo che fossi proprio tu l'interessato a condividerli con i bisognosi. Sì, sì, certo. Però devi pensare questo. Se tu adesso non accetti questo anticipo, dopo non potrai accedere a tutta l'eredità. Pensa, più soldi, più opere di bene. Qui è in gioco la tutela dei bambini. E questo basta per tutto. Ma quanti soldi ci offrono? Quanti? Molti. Aspetta, 3 per 4, 12. Dunque, 5 per 5, 10. Sì. 125 milioni, sì. 125 milioni. Vediamo, se noi accettiamo avremo accesso ad una cifra ancora più grande e in questo modo potremo aiutare ancora più bambini, giusto? Se è così accetto, e tu, Flor? Sì, sono d'accordo. Beh, Lorenzo, tu che ne pensi? Sono totalmente d'accordo. Bene, sì. Siamo d'accordo così. Va bene, Lorenzo, ti vorrei dire che il denaro da solo non può fare miracoli, no? E bisogna lavorare duramente per avere un guadagno. E dovrete farlo insieme, per un anno, secondo la volontà del signor Santijan. E dovrete anche incrementare l'investimento a suo tempo fatto. Altrimenti non potrete accedere a tutta l'eredità. Sì, sì. Incrementeremo e moltiplicheremo come un'anana caduta dal cielo. Che? Moltiplicheremo come un ananas caduto dal cielo. Nana caduta dal cielo. D'accordo, allora chi se ne fa caso? Io. No, se credete mi occupo io del denaro. No! Calma. Se volete il denaro lo conservo io. Vi fidate tutti di me, no? No, è il denaro del mio defunto Santijan e io devo prenderlo in consegna. Va bene, ok. Va bene, che lo tenga lei. Che importa, chiaro? Tanto uno vale l'altro. Stai no? tranquilla, vigilerò su di lei. Bene. Allora, signore, io me ne vado. E che il cielo vi illumini con questi investimenti. Bene. Io accompagno il notaio alla porta. Sì, oh, grazie. Anche io. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera. Sì. Vaniglia, mi è venuta una buona idea. Sì. Seguimi. Avete finito di parlare di soldi? Possiamo andare a dormire? No. Sì. Adesso noi tre dobbiamo parlare un po'. No, neanche per idee. I bambini hanno già parlato. Ora li metto a letto. Però prima, se questo ti farà stare meglio, li farò pregare sui carboni ardenti. Così si arrostiranno le rotole. Tu non andiamo. Ti rischiare. E voi due, con me nello studio. Ora. Forza, forza. Per me dobbiamo investire in immobili. Un country club e siamo in un ventre di cacca. Di che? Quella che fa il latte, tesoro. Una vacca? Certo. Sì, no, è troppo lavoro, Malala. No. Dobbiamo cercare qualcosa di interessante, ma che abbia anche un profitto immediato. Per esempio?
Vediamo, che può essere? Che può essere? Ah sì, ho trovato! Una clinica di chirurgia estetica super esclusiva che io potrei dirigere. Meraviglioso, Vaniglia! A proposito di questo tesoro, non mi hai detto niente della rinfrescatina. Sì, come mi travi, come mi bellissima, travi! Bellissima, sempre una ragazzina, ma la... Visto? Sì. Dammi un bacino. Sì. Dammi un bacino. Mi hai quasi fatto venire un infarto quando hai detto rinuncio al denaro, rinuncio al denaro, rinuncio al denaro. Ma non mi hai pregato tu di avere un buon rapporto con Massimo? Sì. Bene, e allora? Va che bene, c'è? Certo che va bene. Brava, siamo molto vicini al nostro obiettivo, molto bene. Ora dobbiamo decidere i prossimi passi. Io propongo una catena di country club. No, no, una catena di cliniche. Ma che orrore! L'affare più interessante e anche più remunerativo è il mondo della moda. Oh, meraviglioso, tesorino. Un momento, calma, calma. No, no, dobbiamo organizzarci, fare dei piani. E per questo, come tutte le bande... Sì, come no, tutte no, le no, bande... No, sorry, davvero, sorry. No, banda ha un suono orrendo. Noi siamo un'associazione illecita, d'accordo? Va bene. Non mi importa, chiamala come ti pare, banda associata illecitamente, sì. Ma c'è bisogno di qualcuno che organizzi. Dobbiamo sorteggiarlo, vediamo, un numero da 1 a 4, forza. Lo faccio io, 4. No, 3, ho vinto il cervello, sono io, bene, perfetto, è tutto che chiaro? Che bello, ora vediamo cosa hai in mente, cervellino vacato. Di fare come sempre, seguire il nostro piano originale, suocerina stiracchiata. Il mio con Flor va benissimo, il tuo con il conte, no. Giusto? Non va bene. Quindi dobbiamo fare qualcosa per cercare di legarti al conte affinché questa fortuna non ci scivoli sì, via tra le dita. Sì, è tutto molto bello, ho capito. Però come? Come si bene. Fa? Che sedetevi. Cosa devo fare? Tutti ai vostri posti, seduti. Forza, tutti a sedere, non perdiamo tempo. Questo è il piano principale. Thomas, mi puoi aiutare? Che fai sullo skate? Faccio come uno dei miei eroi preferiti. Vado alla ricerca dei poteri per combattere contro la strega. Invece tu perché stai brontolando? Mi serve una mano. Vieni subito qui, perché non voglio passare la giornata a fare la lavandaia e perdermi i cartoni animati. Sbrigati. Ah, neanch'io. Ti aiuto subito. Ecco. Non mi dite che questa è un'altra delle vostre trovate, perché stavolta vi faccio a pezzettini e vi metto come ripieno nei peperoni, chiaro? È tutta colpa di Massimo, ci ha messo in castigo per quello che abbiamo fatto alla strega. Cosa? Sì, ci ha detto di lavare i vestiti della strega, mi fanno male le braccia. Ah, sì, sono... No, questa volta non la passerà liscia, mi dovrà sentire. Franco. Che ci fai qui, Olivia? No, che ci fai tu? Sapevi che avrei passato la notte nel capanno? Sì, certo che lo sapevo, sì. Sì. Sei venuto a cercarmi? Per questo sei qui? No, 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 no. No, sono venuto qui a parlare col padrone perché chiudono tra una settimana. Lo sai, chiudono tra una settimana? Sì, lo sapevo. E comunque è un bene che sei venuto qui. Perché? Poco fa ho incontrato Bernardo. È venuto a parlarmi, lo sapevi? Ah, non lo sapevo. Che ti ha detto? Penserai che sono una matta, che sono un'isterica. No, calma, calma. Perché? No, perché dici così? No, io non penso questo. È che mi ha detto delle cose molto belle. Io non sapevo che mi amassi così tanto e che avessi questa capacità di aprire il suo cuore. Tra me e te non è successo nulla, no? Però ci siamo andati vicino. Sì, molto vicino. Spero che riuscirai a perdonarmi e a capirmi, Franco. Perché credo che con te mi sentivo un po' confusa. E che in realtà l'uomo della mia vita è Bernardo. Già non aguanto lo che siento. Oh. Puedo fingir más. Sin tu amor me estoy muriendo. Bailo con mi soledad. Vuoi mangiare qualcosa? No, amore mio, grazie tante. Io e te dobbiamo parlare. Non puoi bussare prima di entrare. Ti busserei sulla testa, così quei pochi neuroni tornerebbero in ordine. Come puoi far lavare la roba di Malala ai bambini? Vuoi trasformarli in piccoli Flor? A quei bambini vanno messi dei limiti e devono imparare a rispettare i grandi. E chi rispetta i bambini? Che limiti metti alla strega che li maltratta sempre? Come fai a non capire che è una punizione ingiusta per loro? Ah! Ah!
Accidenti, oggi ti vuoi superare, ci mancava questa. Non hai vergogna? Per quello che vedo, l'unica parte del tuo corpo che non usi è il cervello. No, ma non ti vergogni di portare cani e porci in questa casa? Flor, chiunque incroci per la strada la porti qua. Ti proibisco di fare altri commenti. Proibiscimi quello che vuoi, l'unica cosa che ti dico è di tenere le tue avventuriere fuori da questa casa. Te l'ho detto 200 volte, non perdoni neanche le veterane. Massimo! Ma chi è questa ragazza così impertinente? Mamma, ti posso spiegare? Mamma.